ci guardano. La prima battuta in scena del piccolo attore Ismaele Gallo in Luce di balena, di Promozione Sociale meno di un terzo, per la regia di Francesco Gallo. Andata in scena al Teatro della Chimera a Castrovillari, all'interno del cartellone In Pollino, per la direzione artistica di Fabio Pellicori. Cacciavano le balene per quella storia della luce. Dal grasso degli animali ricavavano un combustibile che poi diventava luce. L'intera famiglia Gallo, il padre Francesco, la madre Melina Giannuzzi e il figlio, appunto, Ismaele, calcano la scena per raccontare questo viaggio. Moby Dick o la balena, il romanzo di Herman Melville, pubblicato nel 1851 in lingua inglese, un capolavoro assoluto, tradotto per la prima volta in Italia da Cesare Pavese nel 1932. Abbiamo scritto questo piccolo testo che è iniziato con un lavoro di una lettura fatta un paio d'anni fa e che poi ha preso pian piano forma. Mi sembri proprio un attore nato. Ma no, attore non si nasce, attore si cresce. Più che altro fare gli attori mica è roba da poco. Ora cosa fanno? Continuano a guardare. Lo fanno spesso. Quando non dormono. E perché non si muovono? Sono morti. Ma no, respira. Abbiamo coinvolto anche mia moglie, che è sempre molto restia a salire sul palcoscenico. Luce, una merce molto preziosa. Per questo attraversavano il mondo e rischiavano la vita. E per questo una baleniera la potevi riconoscere di notte, in mezzo al mare, anche da lontanissimo. Nella riscrittura drammaturgica di questa messa in scena, la storia della ricerca della balena diventa un pretesto per riflettere sull'educazione letteraria del proprio figlio. Che messaggio vuoi lanciare ai ragazzi della tua stessa età? Ma voglio lanciare questo messaggio che innanzitutto non ci si deve arrendere mai nella vita. Questa è una cosa delle tante cose fondamentali. Voglio soltanto dare questo messaggio importante, che non siete mai obbligati a fare delle cose. Ma chi, noi o voi? Tutti. Fabio, si ricomincia ad andare in scena, a sentire il calore del pubblico, poi in questo teatro che è così accogliente, piccolo ma accogliente. Si ritorna grazie anche a questo percorso che avete fatto, che vi ha dato la possibilità di entrare in un percorso culturale. Sì, è un'emozione grandissima tornare a riaprire il nostro piccolo spazio. Quest'anno ancora di più perché, appunto, come dicevi, grazie al percorso fatto siamo rientrati nel Fondo Unico dello Spettacolo del Ministero, e farlo proprio con un piccolo teatro di 40 posti tirato su dal nulla, da un garage, è una soddisfazione enorme e dà grandissime emozioni ogni sera. Ogni sera, è già questa è la terza sera che si replica con Moby Dick. Che cosa dire di questa pièce che tra l'altro vede coinvolta tutta una famiglia? È stata una scommessa enorme questa, anche perché fare uno spettacolo con protagonista un bimbo di 10 anni non sai mai come andrà a finire, però a noi la follia piace, quindi abbiamo detto scommettiamo. E questa è già la terza serata che è tutto esaurito, quindi sta andando benone. Avete scommesso bene perché è bravissimo, l'abbiamo sentito nell'intervista, insomma sembra un attore navigato proprio. Beh, Ismaele ha iniziato proprio prestissimo, quindi adesso ha già un bel po' di anni di esperienza e sembra veramente un attore navigato. Ne parlavo ieri con una persona e dicevo: finalmente forse è arrivata la nuova generazione che ci calceranno i vecchi a calci da qui, speriamo, no?